Quindi ora si gioca tank? Vieni qua, vieni qua. No, no, non si gioca tanto con quella runa. Ah. Gioca col grasp Penso tank. che... Metti Quella quella. l'aveva giocata anche con questo, Aveva il no? grasp. Non so, Sì. forse quella di prima aveva quella. Non ho idea, però aveva il ghost in quel caso. Vabbè, fai la build che ti pare. Che ne so, non la conosco. Non conosco Fai le la build build, quindi... normale. 1 minuto e 30. Allora è durata normale. Ma perché mi dite sempre che non vi arriva la pubblicità, ma mi arriva una o due? Se poi io metto 1 minuto e 30, appunto. Arrivata. Ok, comunque, Rice, dicevo, la differenza tra DAP, giustamente, normale che ti flammino se non sai anche questa roba, perché devi un attimo conoscere un po' di cose del gioco, anche se giochi da poco, giustamente. Però, se ti piace, non vuoi essere insultato, se vuoi migliorare, queste cose devi imparartele. Devi studiartele in qualche modo, devi capire il gioco. Se invece vuoi giocare for fun, allora te ne fotti di quello che ti pensano gli altri e ti giochi le normal e sti cazzi. Comunque, AD attacco fisico e AP potere magico. Ok, ci sono alcuni campioni che fanno danno con l'AD, diciamo, che fanno danno fisico e altri danno magico. Recentemente già comincio a tiltare che le spell partono un secondo dopo. Qua partono 2 secondi dopo, però non è un problema per me. E per Marg forse sì. Allora, c'era Waybot. Ah, ho visto. Opla. Eccola qua, la Kalista con lag. Allora, magari non vinciamo il game perché hanno Nasus Darius che purtroppo con Kalista non è difficile da tirare giù. Però, di gran cazzi per il resto. A me dispiace che abbiano tolto le blind pick con sta roba, sinceramente. Perché le blind pick ci sono sempre state su LoL e io le ho fatte veramente per tipo 4 anni di fila, solo blind pick, neanche draft, neanche ranked, proprio normal blind. Quindi trovo gente che usava il mio stesso champ contro tantissime volte. E sono state parte della mia infanzia di LoL, quindi mi dispiace che le abbiano tolte. Esatto, bravo Rust. Infatti il fatto che tu guardi video su YouTube già fa capire che comunque ti informi. Sarebbe curioso da vedere un champ che scala solo AP ma fa danno fisico. E un altro che scala solo AD ma fa danno magico. Esiste già. Ci sono. Guarda Corki. Fa danno magico nonostante lo buildi AD. Sarebbe invece secondo me più curioso un mago che scala in AD e che quindi fa danno anche AD, proprio un mago AD, quello non esiste. C'è come mago AD? Non esiste, però sarebbe curioso. Anche quello. Mamma mia, ragazzi! Porca troia! Oh! Quanta gente c'è! 4-0, ragazzi! Ecco, visto? Ema, infedele. Ho doggiato pure con 200 di ping, guarda qua. Mamma mia. Sì, Corki scala anche AP, giustamente, però.
Infatti è quella cosa bella di Corki, è che è versatile, puoi farla a P, puoi farla a D. Però comunque farà sempre danno a P, non può fare danno a D, è quello il problema di Corki. Proprio non può. Comunque lo fai. Fumo di surrender, non lo so. Non ne ho idea, però so che li stiamo stompando per bene. Olè! Vedete, quando si gioca qualcosa che si sa giocare, anche se si lagga, si sa cosa si fa normalmente, no? Sai i danni, le potenzialità, sai quali tasti clicchi di solito, devi semplicemente farli prima. Il 4, cosa vuol fare qui? Pazzo! Nasus è passato dove non doveva. Ma mi sa che me ne vado. Perché Gwen mi ha pingato il pugnale. Sì, sono letality. E adesso facciamo Lubris. Preparatevi squadra a sapere che cosa succederà presto in base. L'elenco così larga si riesce ad aggirare la torre? No, comunque sia la torre il prende tutto quanto. Nessun altro fa il pugno. Peccato. Il tasto 1. Ma in 2 non basta, perché non basta? In teoria sì. Prima l'abbiamo fatto, no? Ma forse sei Yumi, sei targettato, non so. Pure da quello, ok. E ciao! Allora, com'è il nuovo champion, nemico? Ti piace? Guarda, questo campione è stato rilasciato 9 anni fa. E ti fa questo. Stronzo. Bresciabar è presente in live. Bella domanda. Moderatore nulla facente. Cioè, mi vai a controllare sulla wiki la data di rilascio di Kalista esatta? Voglio capire se è 9 oppure la mia percezione del tempo che è pazza. Ci avevamo fatta mancarla. Ma esattamente 9 anni e 3 giorni fa. Porca troia, ragazzi. La mia percezione del tempo è perfetta. Però arrivo leggermente in ritardo. Infatti, vedi, 3 giorni. Arrivo sempre un po' in ritardo. Però, ragazzi, porca puttana, ci siamo. Ma come? Hai visto codice? Te lo dicevo io. Sono morta. Sono le cose giuste. Che non si dovrebbero sapere. Cugino, secondo te Diana e Mordes giocheranno con Jaxxio e Sagmalanda come main build? Può darsi, però... io giocherei Diana con tutti gli oggetti che danno sia P che... che HP. Infatti vorrei proprio provarla. Ci sono tante cose che voglio provare. Quando piano piano con tutte le parti che faremo le proveremo tutte. Ma perché quelle statue parlano? Parlano perché dicono sono fortissimo.
Guarda, questa qua è venuta in mid a morire. Faccio quello che mi pare. Me ne frega un cazzo. Kalista mid è molto più forte di Kalista bot comunque, eh. Oggi ho fatto molta più fatica quando ho giocato Kalista bot. Ha qualche danno. Ma guardate l'immagine dell'Herald con lo scarabocchio a destra, guarda. Ma... Attento, 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 ci arriva un sacco di gente. In due. Lo vedete? Void groups. Sono i vermi tra 33 secondi, io vorrei farli. Beh, era quello lo stesso. No, aspetta, questo può ultare. Ubris. Adesso ragazzi prendiamo la ciclospada. Perché questa qua con i dash ci aumenta le robe. Guardate, qua ci sono già le mie statue di Kalista. Io sono quello più importante nel game, perché ho delle statue erette in mio nome. Infatti, come si chiama la passiva di questo oggetto? Si chiama ego e eminenza. Giustamente, sua eminenza. Molto bella la meccanica delle statue. Fa un po' schifo, secondo me. Cioè, in realtà il Leta è forte. Però tipo in competitive farà un po' cagare. Maledetto. Oh, avremo gli sgorbi. Avremo gli sgorbi mentre facciamo le torri, che bello. Avremo danni del vuoto sulle torri. Sgorbietti. No, ma questa è la mia prima torre. Dove andiamo, away? Mi fa molto danno comunque l'ulti di Way, avete visto che danni. E vabbè, la wave è andata via. Guardate sulla torre cosa arriva. Gli sgorbi! Guarda, quanto si fanno veloce le torri questa roba. 100 danni puri. 200 danni puri, guarda. Seconda torre. Me ne vo. Gli idropippottini. Sai che quel way è incazzatissimo, raga. Ciclospada. Arrivo bot lane. Mamma mia. Peccato che li avevi fermati. Pensavo. Oh oh, hanno poca vita. Tutti quanti. Tutti molto poca. Sono quasi tentato di sbloccare le spell. Lo faccio, lo faccio. Vacci in mezzo. Oddio, con una lancia a due. Vacci. Penetrati con una sola lancia a tutte e due. Ragazzi, è stata GG sta roba. Mamma mia, la lancia migliore della vita. Q. Perforati entrambi. Come dei minion. La mia Q fa 600 di danno. Poi la ciclospada si attiva più velocemente quando fai gli scatti. Con Kalista ogni attacco base è un dash. Ho dei pippotti, ho dei pippotti! Ti aiutano quando fai le torri, spammano dal tuo culo. Che carino. Hago pippotti. Quindi voi lo fate molto più spesso questo attacco potenziato con Kalista. Boh. Noi siamo i pippotti, eccoli. Facciamo un po' come ci pare qua. Oh, beccati il pugno. No, non sono i nemici si sono arresi.
18-0. Bene. Mi ho rotto il cazzo di game di merda, ok? Penetrazione suprema, anche prestazione suprema, direi. Ubris, aveva un po' di statua in base, ma va benissimo. Poveri nemici, ha detto, vabbè, qua sta Senna mid, fa quello che vuole. Honor briciola. Briciola. Ora giochi Janna Tank giungla. Assolutamente sì. Allora, 20.000 danni. Molto bene, molto bene. Il Wei nemico, poverino, traumatizzato. Lui sperava di andare contro un altro Wei e giocarsela alla pari, invece si è beccata... Beccato... Sì, sì, ah no, il mid laner, ah sì. Il loro mid, sì. Allora, andiamo con il prossimo champion.